Fischiatissimo, come sempre, Notorious Mega Cazzo. Settimana scorsa ha chiesto, senza poterlo tenere, un match contro il IWGP Heavyweight Champion Kenny Omega, ma Kenny purtroppo non sarà disponibile per Big Bash, quindi non si potrà fare. In compenso gli è stato dato Kota Ibushi lunedì scorso e lo ha molto fitto massacrato, ma sentiamo cosa avrà da dire. E Notorious direi che continua nella sua opera, nel suo tentativo di convincere Kenny Omega, perché a questo punto è l'unica cosa che gli è rimasta da fare, ma probabilmente sta perdendo tempo. Speriamo che non sia così. E ora il primo di due match di coppia con in palio una... scusa, di un due match di coppia che decreteranno un mini torneo con il Pornhub Hotel Shot e stile di coppia per Big Bash. Il primo round ovviamente vedrà gli campioni sensi Clark e Sosa contro gli High Voltage. Ed eccoci, comincia quindi questo torneo improvvisato, diciamo, per i Tag Team Titles, meglio per la Number One Contendership ai Tag Team Titles. E nel primo passaggio ci sono gli... sono due quarti degli Excellent, i campioni di coppia uscenti Sean Clark e Santiago Sosa, sconfitti dopo aver difeso le cinture senza mai schienare qualcuno, tra l'altro, come ricordiamo. Un doppio count out nella prima difesa con il Lucha Connection e una... È una sconfitta per count out, sempre contro Jesus del Guapo e Anarchy e Kelly Smith alla prima occasione.
Vabbè, vibe li hanno detronizzati. E adesso, nonostante si autoproclamino appunto l'eccellenza di questa promotion, purtroppo dovranno risalire la china per ritornare a guadagnarsi un'altra title shot per i titoli di coppia. E dall'altra parte invece c'è un tag team che promette, ma si ferma sempre a metà della strada, e molto spesso succede proprio per colpa di Clark e Sosa. Sono gli High Voltage, Nate e Jason Slater. Hanno avuto una sfortuna cagna, è il caso di dirlo. Finora non hanno mai avuto modo di nemmeno di lottare per i titoli di coppia, figuriamoci di vincerli, perciò farebbero sicuramente un grosso salto in avanti nel caso riuscissero a conquistarle quelle cinture, perciò in cuor nostro ci auguriamo che possano finalmente farcela e che magari questo torneo sia il primo passaggio per riuscire a combinare qualcosa e potersi lanciare nella title contention. Partono Sean Clark e Nate Slater. Vediamo chi. Subito Clark in controllo, snap suplex. Solita prepotenza di Clark e Sosa, fin da subito. Non si tirano indietro, ancora giusto il braccio con una certa irruenza. Destro secco di Sean Clark che continua a assistere. Backdrop. Ottima l'esecuzione, ancora continua a insistere su Sean Clark, su Nate Slater, lo risolleva e credo lo voglia portare a spasso, esatto. Lo poggia sull'angolo, ma attenzione, c'è la reazione di Nate che adesso vuole, cerca di prendere il controllo, ma Sean Clark lo lancia via. Però lo scontro si sposta sulla rampa. Continua a colpire Sean Clark. Anche la Sling Blade, abbastanza dolorante, diciamo, sul pavimento. E ancora però c'è la reversal di Slater. Destro, siamo al conto di 5. Dropkick di Sean Clark. E giù un knee drop. La situazione mi lascia pensare che, se tutto va bene, ci becchiamo un double count out. Siamo al conto di 8 e Sean Clark di gran carriera. Conto di 9. Ma anzi no, decide di... No, anzi, fino a quando non mette i piedi fuori dal ring, non è... Il conto non riparte, quindi gli Excellence a modo loro si guadagnano già il loro posto nella finalina, come abbiamo detto prima, con in palio la title shot e i titoli di coppia. Clark e Sosa festeggiano come se avessero vinto un Ironman match, come al solito. Veramente indegni sotto tutti i punti di vista ormai. Ma ci siamo abituati ai loro modi di fare. E quindi purtroppo prendiamoceli così come ce li siamo trovati. L'altro pezzo di torneo invece vede l'ex tag team più titolato da CW, gli All American Boys, che hanno perso tutte e due le loro cinture in singolo, Intercontinental TV Titles, e si lanciano verso i titoli di coppia, si provano a rilanciarsi verso i titoli di coppia contro gli Astro Boys. Eccoci qua, come al solito, bandiera americana a tutto spiano per l'ingresso di Gary Curtis e John Shamrock, gli All American Boys. Direi che c'è poco da dire che non è già stato detto, diciamo, su questi individui.
Shamrock, ex campione intercontinentale, anche se sicuramente non ha completamente mollato la presa sulla cintura. E Curtis, ex TV Champion, che è stato allegramente saccagnato da Hero X 2 settimane fa, a Bad Vibe. E ora, archiviata questa micro parentesi in singolo, gli All American Boys ritornano in quello che dovrebbe essere il loro habitat naturale, la Tag Team Division. E contro di loro ci sono altri due abbastanza promettenti nella persona di Orion e Nova, gli Astro Boys. Anche loro, loro una, finora una stagione avara di soddisfazioni in CCW, poche vittorie importanti per carità, ma veramente tanta fatica nel riuscire ad emergere. E chi lo sa se questa magari è l'occasione giusta per riuscire a sfondare, diciamo. Vedremo se riusciranno dove hanno fallito finora. Già battere Curtis Shamrock sarebbe già un discreto passo in avanti. Vedremo. Partono Gary Curtis e Nova. Vediamo che cosa ci si deve aspettare. Subito collare and elbow, viene portato all'angolo Nova da Gary Curtis, l'arbitro li divide e si prende, Nova si prende anche un bel destro con Orion che protesta, ma c'è poco da fare. Ancora side headlock di Curtis e lo sgambetto. Ancora un suplex da parte di Curtis che continua a insistere su Nova. Partono abbastanza malino gli Astro Boys. Gomitata sulla nuca adesso di Curtis, con Nova quasi impossibilitato a trovare una reazione, con Orion che stava già cercando il tag. E ora Curtis ci dà dentro di potenza. Garrett suplex. Ora Curtis cerca la seconda corda, elbow drop che va a vuoto. Nova trova l'occasione, destro secco. E ora lo branca per portarlo alle, no, sulle corde, ma c'è la reversal di Curtis e non vorrei che vada esattamente come mi immaginavo. Intanto serie di gomitate di Curtis, la risposta subito di Nova che ha cercato un attacco che non è arrivato. Grazie a ciò tornano subito sul ring. E ora Curtis continua la sua offensiva su Nova, che subisce un altro suplex. Per ora gli Astro Boys hanno detto e fatto poco, ma c'è la reversal di Nova, che ora prova uno swinging neck breaker. E finalmente c'è il tag per Orion, che va ad abbrancare subito Curtis. Irish Whip, subito un forearm centrato in pieno Curtis, che ora ha chiaramente la necessità di trovare il tag. Swinging neck breaker anche di Orion, continua a insistere. Attenzione, cerca la terza corda Orion. Promette bene, fa anche rialzare Curtis e si lancia, messa dropkick che però va a vuoto con Curtis che si gira all'ultimo. Un altro calcio, un destro di Curtis ancora. Riesce il tag finalmente con Curtis, che qua con Shamrock
Attenzione, double foot stop sul ginocchio. Non proprio il massimo. E ora Shamrock si lancia per un Senton. Ora la situazione si riequilibra, adesso che viene fermato, Orion riparte l'attacco. Attenzione, package pile driver. E ancora un calcio da parte di Orion. L'equilibrio finalmente si inizia a palesare in questo match. Reversal e contro reversal. Attenzione, ancora un calcio. Continua a insistere Orion. Scusa, Shamrock. Un altro calcio, continua a tenere a terra Orion. Con discreta cattiveria. Ancora però c'è la reversal di Orion che piazza un Russian leg sweep. Orion rialza Shamrock e c'è la leg sweep che porta all'angolo. Il tag con Nova. Orion lo trattiene giù, un bel calcione nelle reni. Fatta attenzione, side effect. Ora Nova parte all'attacco su Curtis, su Shamrock, chiedo scusa. Sembra piuttosto determinato. Nova dalla seconda, Sire Stanton. Pubblico abbastanza vocale. È stata la reversal da parte di Shamrock che cerca di riprendere controllo, di trascinare verso il suo angolo. Nova che invece risponde. E adesso vediamo qual è l'idea, invece porta di nuovo all'angolo degli Astro Boys. Il tag è di nuovo. Continua ad assistere. Io la prima percat di Orion che ha appena preso il tag. Bello che non abbiamo ancora visto un tentativo di schienamento. Fa quasi strano. Orion ancora col braccio. Attenzione, no, qualunque cosa avesse in mente. Shamrock non è dello stesso parere, giù con una bella manata sulla gamba. Attenzione però, c'è un'altra reversal. Finisce all'angolo Shamrock e di nuovo, no, attenzione. Sempre sui reni si va a colpire. Adesso finisce sulle corde. Si carica Shamrock sulle spalle. Una specie di TKO sulla corda. Abbatte Shamrock fuori dal ring. E ora giù sulla gamba. Vediamo qual è l'idea di Nova che adesso batte Shamrock sul tavolo di commento e trova però la risposta del membro degli American Boys che viene però fermato da Nova. Ritorna sul ring. È mancato un tanto così prima di riuscire a dare il tag e di nuovo viene portato all'angolo. E c'è il tag, mi sa che non l'abbiamo mai vista, ma tanto vale mostrarvela. Neutron Star Collision. Va subito a chiudere Orion. 1, 2. Ah no, non basta. Ci vuole ben altro. Shamrock si rialza adesso. Porta Curtis all'angolo. Chiedo scusa, porta Orion. Scusatemi. Attenzione, il pubblico ha già capito. E lo fa volare fuori. Con un superflex. Il pubblico non si ferma. E continua con i This is Awesome. Attenzione, c'è la risposta. Orion si fa trovare pronto, ma Curtis arriva in soccorso, ma sbaglia però le misure. Adesso è un 2 contro 1 dalla parte degli American Boys. Vengono sbattuti un po' tutti. Conto di 6. Nessuno dei due si rialza. Sì, stanno rialzando in questo istante. Curtis prende in cura
Orion e vincono anche gli American Boys per count out grazie a Curtis che letteralmente trattiene Orion fuori dal ring. Ho il vago sospetto che sarà necessario fare dei cambiamenti questi due finali consecutivi per count out, ma per adesso la settimana prossima ci potrebbe attendere una finale tra gli American Boys e Clark e Sosa con in palio una title shot per il titolo di Coppia Beach Bash, salvo eventuali modifiche scaturite appunto da questa overdose di count out. Falso aggresso su ring il nuovo ormai campione intercontinentale, il Canada Pride Dave Ironside. In teoria non sappiamo chi sarà il suo avversario per Beach Bash, non ne abbiamo anzi la più pallida idea ad essere sinceri, quindi sarebbe abbastanza interessante. Attenzione, dopo che Dave Ironside si è proclamato il miglior submission artist della CW, sembra che qualcuno l'abbia presa sul personale. E quel qualcuno è il re latino Santiago Sosa, vestito di tutto punto come suo solito, ormai da quando è entrato negli Excellence. Il suo abbigliamento è questo. Vediamo che cosa vorrà dirgli di così importante. Attenzione, aia! Dritto nei gioielli di famiglia Santiago Sosa, che credo abbia a questo punto lanciato una sfida a Dave Ironside per il titolo intercontinentale. Continua a insistere. Dal momento che Dave Ironside si è proclamato il miglior submission artist di tutta la CCW, Santiago Sosa l'ha un attimino preso sul personale. Avevamo ragione. E adesso ha intenzione di mostrare a tutti quanto si sbagliasse Dave Ironside. Vedremo. E ora è il momento di un po' di women's action. L'ex campionessa femminile Haley Jonas affronta Katia Sokolov.
Eccoci con un altro po' di Women's Action. L'ex campionessa femminile Haley Jonas, durata purtroppo per lei come un gatto in tangenziale, neanche 5 giorni, visto che Emily Dupont alla prima occasione buona le ha portato via la cintura. Adesso le cose però sembra cambieranno. C'è un rematch in ballo per Beach Bash. Vedremo a questo punto come si articolerà questa contesa. Le due ancora non si sono nemmeno più incrociate. Vediamo se si manifesterà in qualche modo il desiderio di Haley di riconquistare il Women's Championship, oppure lascerà che le cose facciano il loro corso, diciamo. È falso ingresso sul ring direttamente dalla Russia, Katia Sokolov. Direi che un'altra che non ha avuto proprio tantissima fortuna finora, qualche vittoriuccia di peso, ma niente che sia stato, che sia potuto far, diciamo, proseguire e che avrebbe, e che potesse portare a qualcosa di più importante. La della tuta è un po' un peccato. È una che può effettivamente farebbe, può fare tanto, una incredibile potenza fisica, una discreta presenza, ma purtroppo tanta sfortuna a giudicare dai risultati. Eccoci qua, pronti per l'inizio di questo match. Subito takedown a modo suo di Katia Sokolov, double axe handle. Rimette in piedi Haley e la schianta di netto. E ora sulla seconda corda è una furia Katia, giù con un elbow drop che non va però. Prova a sollevarla ma Haley non ci sta. Ancora, la rimette in piedi. Irish Whip. Così sulla corda una ginocchiata nei reni. Calcio nella schiena ancora da parte di l'ex campionessa. Ancora un destro. E giù una clothesline. Ci cammina sopra. E ne piazza un'altra. Ma qualcosa mi dice che non le basta. Via con la terza. E ora Haley dalla seconda corda prova splash, ma anche lì, anche lei va a vuoto. La rimette in piedi. E ancora Irish Whip sulle corde. Big Boot a restituire il colpo. Katia va sul braccio. E continua a insistere, se la carica sulle spalle. E la getta via. Come se fosse un sacco dell'immondezza. Continua a lanciarla. Addirittura il taglio della gola. La rimette in piedi. Sembra piuttosto determinata Katia. Stava piazzando una powerbomb, ma Haley non era probabilmente della stessa opinione. E giù con un gut buster. Prova a chiudere Haley, attenzione. No, neanche il conto di uno. Attenzione ancora però, Katia risponde. Abbastanza combattuto come match, giù un destro di Haley. Che ora va sul ginocchio di Katia ripetutamente. Con una certa violenza.
E ora la risolleva. Attenzione, continua l'offensiva. E ora anche una Dragon Sleeper, ma è troppo vicino alle corde. L'arbitro intima di lasciare la presa e giù con la combinazione. Serie di colpi mica da ridere. E via col sinistro. Katia va giù. Ed Eli si bulla col pubblico. Katia ancora, continua a subire. La risposta di Katia che non tarda ad arrivare. Adesso lo scontro entra nel vivo. Number takedown. Ma c'è un'altra reversal da parte dell'ex campionessa che piazza un destro e si prepara per il suo marchio di fabbrica, Eggman Stabber. E ora subito a chiudere. Uno, due, niente da fare. Ancora non ci siamo. Continua l'offensiva di Eli e le risposte anche di Katia. Eli se ne riappropria per takedown. Una headlock. Continua a insistere. Continua, ma c'è la risposta di Katia che rovescia la headlock. Ora però Eli Ship da parte di Eli che solleva Katia. E immagino abbia in mente qualcosa di molto brutto, infatti. Avalanche, belly to back. Ed Eli prova nuovamente a chiudere. Due, neanche il conto di due. Strenua resistenza di Katia Sokolov. Vediamo se potrà servire a qualcosa. Eli la solleva. E la sbatacchia sulle corde. Ancora jawbreaker di Katia che ora si prepara, carica, no, attenzione, un roll up di Eli. Attenzione, uno, due, niente da fare, rovesciata da Katia, uno, niente da fare. Destro secco di Eli che riparte con la combinazione. Insiste, continua a colpire e giù col destro, col sinistro. Prova nuovamente a chiudere. Ancora uno, due e tre. Vince di Jonas, ma una discreta, fa anche una discreta fatica. L'avversaria era bella preparata. Rivediamo il Queen Highlight. Lightman Stabber che purtroppo non ha chiuso il match. Rivediamolo da varie angolazioni. Avalanche belly to back. Le varie reversal e poi questo Rod che sembrava aver praticamente già chiuso il match, e poi la combinazione che chiude i conti. E Eli Jonas riprende un po' di momentum, diciamo, dopo aver perso il Women's Championship. E ora è il momento di un match piuttosto insolito, visto che è la rivincita per l'Hardcore Title. Gabriel Valentine l'ha vinto settimana scorsa da Kyle Schmidt, sebbene dalla sua avesse tutti e tre i membri degli Excellence. Vediamo stavolta come andrà a finire. Pronti per questo title match. In palio c'è l'Hardcore Title, come abbiamo detto prima. E il Baron Club fa il suo ingresso. Scusa, dovrebbe essere Kyle Schmidt, ma se sento di Hunter in sottofondo significa che questa volta, per riprendersi la sua cintura Unbreakable, si è portato dietro la scorta, e non potrebbe essere altrimenti. Diciamo che, visto quello che è successo venerdì scorso, non fa neanche
tanto male, diciamo, a fare così. E quindi il Baron Club al gran completo. Sono ingresso sul ring, due campioni di coppia, anche Kelly Smith con un breakable che abbiamo detto prima sarà parte, appunto, sarà l'osservato speciale del match, sarà lui che ne prenderà parte. E con loro, appunto, il leader del club, di Anonymous One, Baron Blade, l'americano Logan Matthews. Matthews che, ricordiamo, dovrà affronterà il problem solver di Andrew Phillips stasera innanzitutto, ma anche a Big Bash. Vedremo se il Baron Club riuscirà a fare il filotto come è riuscito a fare, come ha fatto anche a Bad Vibe. Non è proprio impossibile, vedremo, ma questa volta sembra un po' più complicato. Si presentano in una grande fila i membri del Baron Club. Dei veri e propri reietti, diciamo. Gli uomini perfetti per combattere, diciamo, per combattere gli Excellence e la loro spocchia. Kyle Schmidt rimane da solo a centro ring, pronto ad aspettare il Poster Child. Ovviamente anche qui niente squalifiche, niente count out, false count anywhere. I fischi si moltiplicano e mi sa che anche Gabe non è venuto da solo, visto che questa è la musica degli Excellence. E infatti Logan in realtà è assolutamente da solo, l'Hardcore Champion. Si guarda bene, probabilmente questa volta è lui che è caduto nella trappola del Baron Club. Eccolo qui sul ring. Kyle Smith non lo degna neanche di uno sguardo. È quasi paradossale. Sta cercando di non considerarlo, diciamo. E la grafica ci mostra l'Hardcore Championship. E vedo che di Andre Phillips è arrivato a bordo ring il problem solver. Quindi un minimo di scorta Gabe se l'è portata dietro. E quindi Kyle Smith e Gabriel Valentine con il palio all'Hardcore Championship. Vediamo come va a finire questa volta. Cole and Elbow. A waistlock di Kyle. Baron Blade si sta già esaltando, ma c'è la reversal di Gabe. Number takedown dello sfidante. È una ginocchiata sulla schiena. Ancora, ancora nel nebbo, chiave articolare di Gabe. Ancora insiste, sgambetta. Kyle Smith lo tiene a terra, lavora sul braccio. Continua a insistere, ma decide di mollare per un po'. E Kyle non ne approfitta. Snap suplex. Rimbalza malissimo sulle corde Gabriel Valentine. Ha fatto quasi un effetto frusta. E ancora, throwback del campione di coppia. E ora backbreaker. Gabe però non ci sta, non è proprio nel suo stile. Destro secco, lo trascina e giù con un elbow drop. Ancora un calcio nella schiena. Gabe sembra effettivamente in controllo. È gomitata sulla nuca. Harry Smith finisce sulle corde, manata, ma Kyle Smith non ci sta! Giù con un destro e si fomentano i membri del Baron Club. Gabe però risponde al volo, backbreaker. Rotola fuori dal ring Kyle Smith, Gabe
si bulla come suo solito. Ancora Eric Faithful sulla corda, Gabe calf kick a segno e lavora sul braccio Kyle. Kyle ancora all'attacco, cerca la seconda corda, la trova Rollins Anton, abbastanza brutale. Kyle si fomenta a modo suo e giù con un elbow drop. Rialza Gabe, destro secco, ma c'è la waistlock. Sembrava una dragon suplex, ma no. Kyle non ci sta, Gabe però solo carica sulle spalle e Kyle non ci sta di nuovo. Inverted DDT, rotola fuori dal ring il poster child. E ritorna subito dentro. Irish Whip che viene ribaltato. Sembra sbattere l'uno sull'altro. Kyle con un package pile driver. Ancora lo rimette in piedi Gabe, immagino che sia pronto per il Discus Punch. Subito di Andre Phillips. A muso duro con Kyle Smith. Gabe guadagna secondi preziosi, ma non sufficienti per rimettersi in piedi ed evitare la end of Arik, visto che se la prende in pieno e va di nuovo a chiudere, ma attenzione ancora di Andre Phillips. E ora Kyle perde la pazienza. Kyle ancora sul braccio, c'è la reversal però da parte di Gabe ancora, che invita amichevolmente a rialzarsi. Intanto l'arbitro ha buttato fuori di Andre Phillips. Ora Gabe sulla terza, un double desktop sulla nuca di Kyle Smith. Adesso Kyle decisamente in vantaggio, almeno per ciò che concerne i numeri, che va a prendere un martello e lo pianta dritto sulla schiena di Kyle. Lo rimette in piedi e giù con lo show stealer. Potrebbe essere... no. Per ora Gabe non vuole chiudere. Ora Gabe malvena Kyle Schmidt davanti al resto del Bullet Club. Il posterizer invece, chiedo scusa, al Baron Club. E Kyle manda a vuoto il posterizer, c'entra un altro discus punch. Un calcio nella schiena da parte di del campione di coppia, che viene rimesso in piedi. Rimette in piedi Gabe, prepara uno suplex, prova anche a chiudere. Uno, due, niente da fare. E ancora, vediamo se vuole provare l'end of Arik. No, ancora un brain buster. Stanco Kyle. Inizia a fare una certa fatica, ma ora riprova con l'end of Arik. Ma la reversal del campione di Gabriel Valentine, che va di nuovo con un'altra show stealer. Trascina via Kyle e ancora non ne vuole sapere di chiudere e va sul braccio, continua a colpire. Immagino voglia preparare il posterizer. E infatti lo centra in pieno e va a chiudere. Uno, due, niente da fare. Resiste Kyle Smith. I colleghi del Baron Club non intervengono neanche. E Kyle trova ancora una volta l'occasione. Attenzione, un cradle al volo, ma Kyle non se la sente.
solleva Gabe e lo sbatte sull'angolo, va di nuovo a chiudere. 1-2, niente da fare, ancora non basta, dropkick che va a vuoto. Gabe si rialza, si carica, Kyle Schmidt sulle spalle, flapjack, facebuster, e va di nuovo a chiudere. 1-2, niente da fare, non ci siamo. E Gabe con un'altra handle, trasce, butta giù Kyle Schmidt con un'altra snapper takedown, side headlock. Ancora insiste, continua ad attaccare, strattona con una certa prepotenza e si fomenta, non potrebbe essere altrimenti, un calcio, lo risolleva, ma c'è la reversal, Kyle Schmidt trova l'occasione per rialzarsi. Ancora risolleva Gabe, Michinoku driver, ancora rimette in piedi Gabe e prova un altro discus punch che c'entra in pieno Gabriel Valentine, non c'è road break. 1-2, niente da fare ancora, Gabriel Valentine le sta prendendo come non mai, ma resiste fino alla fine. E Kyle prova un'altra end of Arik che va a segno, e mi sa che a sto punto prova a chiudere. 1-2-3, Kyle Schmidt recupera l'hardcore title alla stessa maniera in cui l'aveva perso contro Gabriel Valentine settimana scorsa. Rivediamo alcuni highlights. Decisamente combattuto come match, e ora Kyle Schmidt si gode il suo hardcore title, se l'è ripreso ancora una volta. Ora vediamo se gli rimarrà la vita o ci saranno altre insidie per lui nei prossimi giorni. Bene Cabea, Cabea dall'esterno, Andrew Rodriguez, dobbiamo riuscire, già girata, tiro, e c'è il gol! Go! Così si fa! Lo vedi che lo sai fare allora! Si sono tradotte tutte in un nulla di fatto, ottimo, Musa che serve a Dani Suarez invece di darla a Musa, occhio a Tyson, tiro! Oh oh, minchia, prima volta nella storia che riesco a dare un senso a quel counter. Oddio, che cazzo è una tartaruga ninja? Tra l'altro, oh mio Dio, c'è i capelli che cambiano colore durante il match, bellissimo. È spettacolare. La cosa più stupidamente geniale che abbia mai visto nella vita. Ronaldo! E mezzo. Vedo il cambio, credo che sia il gioco. Così mezzo. Boletta con il campione! 1-0, primo gol fondamentale. Ora vediamo come riuscire. La messa dentro con uno straordinario tiro al volo. Mai successo, cazzo! Che è successo? Non stai scherzando! Yeah.
entrare sul ring Amin al-Baghdadi. Aspetto nel ring a terra molto diversi dal solito. Abbiamo visto se è tornato settimana scorsa contro i affrontando a viso aperto Filo X, centrandolo con la Manchester Blatter, ma inutile dire che deve essere cambiato qualcosa in lui, quindi credo sia il caso di farlo parlare. E quindi queste erano le parole di un ritrovato Amin al-Baghdadi, anzi, chiedo scusa, Amin Anderson, come si è fatto chiamare dal momento che durante la sua convalescenza per l'infortunio al ginocchio non solo ha deciso di acquisire la cittadinanza americana, ma anche ha abbandonato l'Islam per seguire una vita religion free. È proprio per questo che ha attaccato Hero X e i New Lawful Evil, vedendoli appunto come un culto e quindi in quanto tale non meritevole di vivere all'interno della società civile. Ma come abbiamo annunciato prima, arriva il momento del primo match uno contro uno tra Logan Matthews, l'American Outlaw, e il problem solver Mr. Next Level di Andre Phillips. Eccoci pronti per questa mini anteprima, diciamo, di Beach Bash, visto che abbiamo visto settimana scorsa l'American Allo, Logan Matthews, ha risposto alla sfida del Problem Solver, che ha... Attenzione però! DeAndre non vuole perdere tempo e mena subito le mani. Ma cosa mi dice che questo match potrebbe non avere neanche luogo, ma infuria la rissa tra i due. Il problem solver che ha letteralmente mandato all'ospedale Frankie Egot e che ora vuole trovare un avversario alla sua altezza. Attenzione, Irish Whip. Lo scontro si accende sulla rampa. E attenzione, STO di Matthews. Questi due non si sopportano, l'abbiamo capito. Ora Matthews raggiunge il ring, probabilmente il match potrebbe ancora esserci, invece no, lo va a prendere. Manca il big boot e parte all'attacco il problem solver. Rush al leg sweep sul pavimento. E ora Phillips, no, non sanno il da farsi quasi. Torna indietro Matthews e anche Phillips parte all'attacco. Risposta subito di Matthews. Rissa che infuria tra questi due pesi massimi per la nostra gioia, mentre il problem solver raggiunge... No, sembrava volesse raggiungere il ring, invece aspetta educatamente il suo avversario. Ancora vanno a cozzare l'uno con l'altro e Matthews ci dà dentro con una clothesline. Anche un calcio nella schiena. Ancora continua lo scontro. STO di Phillips. È sempre indeciso se salire o meno sul ring. Nel dubbio si pecca una clothesline da Matthews e anche un axendo sulla gamba. Scontro senza quartiere tra questi due. E problem solver ancora. L'arbitro deve dividerli, perché a questo punto mi sa che il match non ci sarà, almeno non oggi.
programmi comunicano che Katia Sokolov non solo affronterà, non solo ha affrontato Eli Jonas perdendo, ma vuole addirittura affrontare pure Emily Dupont nella stessa serata. Decisamente coraggiosa come idea, non c'è che dire. Speriamo che possa riuscire nel suo intento. Eccoci pronti. A fare il suo ingresso ovviamente per prima è sempre Emily Dupont, la nostra campionessa ormai per la terza volta, ricordiamo il record assoluto in CCW, ma attenzione, mi sa che Katia Sokolov oggi non combatterà, visto che Eli Jonas si accanisce su Emily Dupont. Mi sa che la serata andrà avanti così. E ora Eli lancia Emily. Continua a insistere Eli. Un elbow drop, continua a colpire. Ancora Eli Shrip. Emily inciampa letteralmente. E continua a subire da Eli, che attenzione, però c'è la risposta. Eli, Emily non ci sta, lo sappiamo. Doppia ginocchiata. Bello come Emily riesca comunque a combattere nonostante i guantini da gatto. Attenzione, Emily prende anche la rincorsa e piazza un dropkick. Lo scontro si fa abbastanza acceso. Ancora ginocchiata di Eli. E ora lascia Emily lì dove sta. Ma Emily non ci sta, la va a riprendere. Un'altra clothesline, continuano ad abbattersi l'una con l'altra. Ancora una facciata dritta sul pavimento. Jawbreaker di Emily che ancora continua a insistere. E anche una head scissors. Scontri accesi come non mai oggi. Tanta aggressività e tanta animosità oggi in questi finali, in questo finale di puntata. Emily si fa raggiungere, lancia Eli davanti al ring. Giù con un elbow drop, non c'entra bene il bersaglio. E continua lo scontro. Qualcosa mi dice che le storie tese tra le due sono appena iniziate, altro che. E dopo queste varie interferenze siamo arrivati al main event di stasera. L'esordio di Amin Anderson, non più Amin al-Baghdadi, contro Rockin' Rob Reynolds. E falso ingresso sul ring, Rockin' Rob, mentre Amin Anderson è già sul ring. Meglio, questa è la musica di Rockin' Rob. Ma lui non si vede, è come al solito, mi sa che c'è un cambio di programma, altra aggressività. Croix decisamente non ha preso bene l'interferenza di venerdì scorso e adesso vuole già regolare i conti con il suo avversario. Subito partono all'attacco l'uno con l'altro e subito Amin con un backbreaker. Dicevamo, Amin Anderson ha giustificato il suo attacco di venerdì scorso dicendo che è tornato per distruggere ogni tipo di culto e simili all'interno della CCW e di volersi, tra virgolette, pulire la coscienza. La religione gli ha portato via un occhio e l'ha portato via anche suo fratello Salim e ha capito che non poteva andare avanti per sempre. Ha deciso così di lasciare il califfato e diventare cittadino americano durante la sua riabilitazione per il bruttissimo infortunio al crociato che ha subito all'inizio dell'anno, ed è così diventato Amin Anderson. Ma ora Hero X, attenzione però, sembra che sia cambiato il nome, sia cambiato il vestito, ma è sempre il nostro vecchio
devastante al Baghdadi. Ancora Amin solleva i Roex, power slam, grandissima potenza come sempre, Irish Whip. Ma c'è la reversal di ritiro a parte del TV Champion, che ora va giù di forbice, e c'è la reversal ancora dell'ex pugno di Allah, sidewalk slam di Amin Anderson. Ancora continua a colpire, prende la rincorsa e giù col destro, quello è rimasto, sarà cambiata la fede, ma il pugno è sempre quello. E ancora giù con un sinistro, lo solleva e pianta il ginocchio dritto sulla, sul setto nasale di Hero X. Anderson dalla seconda fa facendo ai Rex di rialzarsi, e via con una spallata. Amin Anderson ha veramente tanto coraggio, e giù col pugno, dovrei chiamarlo Prophet's Fist, ma mi sembra un attimino fuori luogo. E ora ha Hero X tra le mani, destro che viene fermato, parte all'attacco TV Champion, un pugno dritto sul petto, number takedown, incastra il braccio, ma Anderson ne esce in qualche modo, trova l'occasione, e attenzione, anche qui in teoria si chiama Manchester Blaster, ma sono cambiate troppe cose per pensare che si chiami ancora così. E va subito a chiudere Anderson, 1, 2, niente da fare, ci ha provato ma per ora non basta. Continua a menare sui Rex, che ora subisce una cable clutch, il ruento come non mai Anderson, ma rovescia i Rex ancora. Attenzione, destro, combinazione del TV Champion che porta Anderson all'angolo, lo osserva, ancora un destro, continua a colpire, piazza il piede e continua, insiste con una certa violenza il TV Champion, e ancora risponde Anderson, choke bomb, ma Rex piazza la mano e non se ne fa nulla, ma attenzione, Hero X con la sua sit down crucifix powerbomb, gran prova di forza. È capitato raramente che Hero X dovesse misurarsi con avversari della sua taglia, ma quando è successo c'è stato sempre da divertirsi. Prova a chiudere, 1, 2, solo contro di due, niente da fare. E immagino che adesso Amin Anderson si prepara a ricevere la Heroes Welcome, ma niente, rovescia la waistlock anche Hero X, half Nelson suplex, prende la rincorsa e ora uno springboard crossbody su Anderson supino, ancora va sul braccio, contesa inusualmente veloce e interessante nonostante le dimensioni di entrambi. Ancora Irish Whip viene lanciato all'angolo a Amin Anderson, ha in mente qualcosa Hero X, lo gira con una certa fatica in 3 of W, e ora ci piatta il piede, ancora insiste Hero X che prova adesso a chiudere, 1, 2, niente da fare, tutto inutile. Vai Rox, prende le distanze, credo voglia provare la spear, e va centrata in pieno. Credo che a sto punto al Baghdadi possa fare, chiedo scusa, a Amin Anderson possa fare molto poco. Vai Rox continua a insistere con una cattiveria indicibile, prova a sollevarlo, ma c'è la reversal di Anderson, e ora Amin vuole
provarci a modo suo, niente, Manchester Blatter. C'è la reversal di Roex che continua a colpire. Destro secco. German suplex, prova anche a chiudere. Uno, due, niente da fare. E di nuovo Roex prova un'altra spear. Questa ancora una volta va a segno. Ma non vuole chiudere, anzi Anderson trova l'occasione per riprendersi. Lo solleva e piazza una nerve hold piuttosto violenta rispetto al solito. Si rialza però la schiambetta Anderson e va giù di ground and pound. Cattiveria gratuita da parte del TV Champion che va giù di cazzotti su Anderson. Attenzione, se lo carica sulle spalle, chissà che di nuovo, anzi per la prima volta, prima è andata a vuoto, Heroes Welcome! Anderson credo sia letteralmente andato perché sembra quasi morto. E prova a chiudere, uno, due, e no invece! Resiste Amir Anderson! Ma Iroex ne ha un'altra, ci vuole riprovare, se lo ricarica sulle spalle e di nuovo primo segno, primo passaggio a segno e anche il secondo, di nuovo Heroes Welcome e di nuovo prova a chiudere, uno, due e tre, vince Iroex. Ma la guerra tra lui e Amir Anderson è appena cominciata a questo punto. Rivediamo alcuni highlights. La Manchester Blaster, la Crucifix Powerbomb, per questa reversal con le due Heroes Welcome consecutive che valgono finalmente la vittoria in un match improvvisato dove il TV Champion ha dimostrato che se la può ancora giocare. Noi ci diamo appuntamento a venerdì. Non dimenticate di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi, fate bene, Angel Reaper, se non vi è piaciuta questa roba, lo sapete, non sono sicuro di volervi conoscere.